Ragazzi, buongiorno. Oggi mi sento un veggente, colui il quale riesce a intravedere quello che potrà capitare nel 2017. Vabbè, siamo già nel 2017, però sicuramente qualcuno nel forum eBay prima o poi tirerà fuori la domanda magica. Calo delle vendite 2017. C'è stata quella del 2016, quella del 2015, quella del 2019, ci sarà sempre, ok? Allora io mi sento il mago Zurli, anticipo i tempi. E dico che comunque nel 2017 ci sarà un calo delle vendite. Sì, ci sarà un calo delle vendite. Me lo aspetto. Sarà sicuro, è ovvio. Bene, dai, a parte gli scherzi, ragazzi. Cosa facciamo? Allora, vi dico questo, sostanzialmente la cosa importante da fare è nel momento in cui iniziate a vedere un calo delle vendite, e principalmente questo video è dedicato a tutti quei grandissimi venditori eBay che hanno da minimo dai 20.000, 30.000, 40.000, 70.000, 100.000 feedback, ma anche quelli che ce n'hanno 1.000, 2.000, 3.000 e ritengono che ci sia un calo delle vendite nel 2017, di darsi da fare. Di alzare il culo. Sì. Non voglio essere presuntuoso, non voglio essere cattivo, ma diciamo che quando vedete un calo delle vendite, non dovete pensare subito che gli altri vi stanno facendo le scarpe perché loro abbassano i prezzi e di conseguenza anche voi andate a abbassare i prezzi. Perché la maggior parte dei venditori con un bel po' di feedback inizia a attuare questa strategia che porta soltanto a morire piano piano con il tempo, perché comunque i margini si abbassano e di conseguenza cosa fate? Date i soldi a eBay alla fine. La cosa importante è che dovete capire che non è la cosa andare a guardare i prezzi, abbassare i prezzi, la strategia migliore che potete fare. C'è anche da capire una cosa, che eBay è cambiata con il tempo, il suo algoritmo si muove in continuazione e porta delle modifiche. E se voi, diciamo, avete 20.000 feedback minimo su eBay, ci state da un paio di anni se fate grandi numeri, 7-8 anni se i numeri non sono molto alti, però mettiamo che ne avete 60.000, 30.000, quanti ne volete. E avete sempre lavorato nel vostro modo. Inserire e pubblicare nel vostro modo. Vi siete mai posti la domanda se il vostro modo è ancora compatibile con le nuove release che escono da eBay grazie all'algoritmo della rilevanza? Vi siete mai posti la domanda se il vostro modo di pubblicare i prodotti, esporre i prodotti, fare le fotografie è ancora valido? I tempi cambiano. I tempi cambiano, cari venditori. Informarvi, studiare, vedere se ci sono delle novità, capire anche come questo meccanismo dell'algoritmo chiamato Cassini ha portato delle modifiche nel vostro sistema. Ma lo sapete che 4 mesi fa Cassini ha lanciato un algoritmo che sta spezzando le gambe a un casino di persone e pochi se ne sono resi conto? Diciamo che forse siamo in 10 in Italia a studiare bene come si muove questo algoritmo. E sappiate che molti, alcuni clienti che mi stanno contattando, clienti che sto gestendo, non se ne erano, non avevano mai immaginato che Cassini fosse un algoritmo che si aggiorna addirittura mensilmente. Perciò fate attenzione, cambiate un attimino punto di vista anche di come avete affrontato sempre il mercato da ieri, dovete un attimino cambiare anche modo di pensare, modo di vedere la vendita su eBay, perché sta cambiando. E non andate poi a dire, vabbè, eBay non funziona più, mi apro un e-commerce. Cioè, gli investimenti sono alti. E non avrebbe, vado su Amazon, bam, e arrivano le botte dietro la schiena con Amazon. Occhio ragazzi, mi raccomando. Il consiglio per oggi è per i venditori esperti, e che hanno un bel po' di feedback, non vi lamentate nel 2017 che non ci sono vendite. Sicuramente non ci saranno. Invece di lamentarvi, in anticipo, ve lo dico già io perché ancora non è uscito la lamentela calo delle vendite 2017, datevi da fare. Studiate come si sta evolvendo questa piattaforma. Vi ricordo che eBay è un bradipo, si muove molto lentamente, ma si muove. Un saluto da Max Marzio. Ciao, alla prossima.